Un saluto da Ivan di Paco Digit. Oggi ci troviamo presso la sede di LG Italia per fare conoscenza con alcuni nuovi modelli. C'è qui in compagnia mia compagnia, l'amico Claudio, che ci farà un attimo da cicerone sulle nuove presentazioni. Eccoci qua. Vi faccio vedere la nuova famiglia L-Style di LG Electronics. Abbiamo Optimus L3, Optimus L5 e Optimus L7. Sono tre prodotti che si distinguono per i nuovi canoni design che LG ha introdotto in questo 2012, che sono appunto la forma squadrata che ricorda appunto il profilo di una L, il bordo cromato intorno al display o comunque il bordo argentato intorno al display e un back cover lavorato con una texture particolare che ne impreziosisce il materiale. Optimus L3, L5 e L7 si distinguono per delle caratteristiche tecniche che li posizionano al top della loro fascia. In particolare partiamo da L3, che sarà disponibile nei prossimi giorni. È un prodotto che si posiziona a 129 euro, è un prodotto che monta un processore da 800 MHz, un display da 3,2 pollici e una batteria da 1540 mAh. Sicuramente delle caratteristiche che lo posizionano al top della sua fascia di prezzo. È un prodotto smartphone Android che monta il sistema operativo Android 2.3. Prodotto centrale Optimus L5 è un prodotto che si posizionerà a 199 euro previsione nel mese di maggio. È un prodotto che monta un display da 4 pollici, quindi assolutamente un display di dimensioni molto importanti nella sua fascia di prezzo, e uscirà nativo con il nuovo sistema operativo di Google Android ICS 4.0. Assolutamente un prodotto molto molto competitivo, che anche lui si distingue, come dicevo prima, per le forme squadrate, il profilo cromato intorno al display. Inoltre supporta la tecnologia NFC e in confezione sarà inclusa una card NFC programmabile, in modo tale che avvicinando il prodotto a questa card programmata attiverò delle funzioni che possono essere, ad esempio, se lascio la card in auto, navigatore auto e quant'altro. Optimus L7, il fratello maggiore della famiglia L-Style, è un prodotto in arrivo nel mese di aprile, fine aprile, primi di maggio. È un prodotto che si posizionerà a 299 euro ed è un prodotto che monta un display da 4,3 pollici, quindi assolutamente un display molto molto grande per la fascia di prezzo in cui è posizionato questo prodotto. Un display protetto da Gorilla Glass, una batteria da 1700 mAh, quindi assolutamente uno spessore di solo 8,6 mm e una batteria assolutamente molto performante. Tutti e tre i prodotti montano un processore da 800 MHz per Optimus L3 e Optimus L5, mentre Optimus L7 monta un processore da 1 giga. Anche Optimus L7 ha come sistema operativo nativo Ice Cream Sandwich. Anche Optimus L7 ha come la funzionalità NFC con una card programmabile in confezione. Il prezzo di Optimus L7 sarà di 299 euro. Perfetto, per ora ci fermiamo qui e procediamo con gli altri prodotti.